Salve Thomas Mitter, eccoci qui. Per il nuovo episodio di Assassin's Creed Valhalla. Nello scorso episodio abbiamo aiutato un giovane ragazzo ad entrare a Dremmann al posto del padre, ma mi scordo che fra i tre candidati, fra il giovane ragazzo, un nome locale, il Teg, e un vescovo, uno di questi era antico. E guarda caso, era il vescovo. Ora però, come dice proprio, mi ricordo il nome dell'Alderman, no? Perché neanche me lo dice. E fa una cosa molto semplice: database, personaggi, così un po' a ricordare. Se ricordo, c'è Wolf, no, c'è Robert, no. Anche se mi manca c'è Robert, sinceramente. Povero, mi manca lui tanto. Sono quelli che ricordo che mi entrano nella mente, come c'è Roberto o Stowe, altri che dimentico. E allora era Archer, Alfgar, è nobile, sì, lui no. Era il vescovo maledetto. E lui, ecco qua, Unwald. Mi parla con Unwald che la Dremmann per cercare di fermare questa minaccia. E gli antichi sono una minaccia incombente nell'Incolshire. Beh, detto questo, non ci sta andare avanti. Quindi, bando alle ciance. E chi viaggia per inizio? Let's go. In pieno giorno. L'odio che consuma quell'uomo deve essere vorace. Che novità, Humbald? Sappiamo che Herefrit si è diretto al forte di Anicaster dopo il massacro. Là ho radunato una milizia, piuttosto numerosa. Sono ansiosi di ricevere i tuoi ordini, Eivor. I tuoi ordini, Aldermanno? Ah, sì, ma certo, i miei ordini. Che sono... Quali devono essere? Chi può dirlo? Portami al campo e lo scopriremo insieme. Herefrit era amico di mio padre e mi è sempre stato accanto. Non capisco cosa l'abbia posseduto. Ha invocato il nome di un antico ordine prima dell'attacco. So esattamente cosa l'ha posseduto. Lo sai? Ora non è il momento. Ciò che è accaduto provocherà disgusto in tutte le chiese di Mercia. Herefrit è un orrendo affronto all'onore del vescovato. Il vostro Cristo era un uomo interessante, benché mite. Ma la cosa strana è che ho incontrato pochi cristiani come lui. Questo giorno è un dono, Eivor. Nonostante tutto, ora so che lo spirito di mio padre arde in me. E grazie a te se ne sono conscio. Quando si canterà di come Lincoln fu salvata, il tuo nome risuonerà in ogni strofa. Non correre, Humbald. Quella canzone manca ancora un verso. Ora la battaglia chiama. Voi pagani e la vostra sete di battaglia. Non la capisco. E non oso pensare a come quel diabolico vescovo voglia placarla. Non farti spaventare da quel vescovo. Con Eivor al nostro fianco sarà presto cibo per vermi. Come l'ha presa, Acia? Lei e Herefrit erano molto legati. Sentirà come se il diavolo stesso avesse violato il suo monastero, povera donna. Abbiamo parlato. Era abbattuta, ma procedeva nelle sue ore. Si riprenderà. Rabbiata da un uomo che dovrebbe onorare Dio. Ecco il campo, lo vedi? Presto la milizia sarà pronta ad agire. Che bevano e si riposino. Una dura battaglia li attende. Quando arriva la turno? Non voglio morire assiderato. Beh, come sempre è sempre un forte da battere, intanto mi sono preso un po' di cure che sì, non c'era niente, però qualche cura in più non fa male. E siamo pronti, penso, ad attaccare quando parliamo con questo uomo. Quindi, perché non essere subito, ragazzi? Andiamo a conquistare il forte e a prendere il maledetto antico. Il nostro capitano è arrivato, le milizie sono pronte a combattere. Capoguerra Eivor, possiamo vincere la battaglia con gli uomini radunati qui? Se ognuno di loro avrà il coraggio di due uomini, forse. E c'è posto nel tuo Valhalla per un cigno feroce? Certo, innalza il tuo glorioso stendardo. Siamo pronti, dunque. Attacchiamo. Preparate la milizia. Prima dovremo penetrare le mura esterne. Poi penseremo alle truppe all'interno. Mm.
sacri guerrieri del Lincolnshire! Per sfondare sarà meglio usare un ariete. Aiuterò anch'io. Io sono andato a vedere di prima di colpire questi arcieri e la loro balista. Quando c'erano quei bei arcieri, così che è divertimento, ragazzi. Cioè, che non fanno altro che usare il loro arco. È divertente questo. Ok, scappiamo e vabbè, non immaginavo. Visto anche l'olio che può essere davvero dannoso. E poi andiamo dagli arcieri. Ciao. Ciao. Boom boom boom. Ok. Vediamo l'ultima bestia che sta qui. Ok. Oh, mi ha parato io. Ah, sono andato a corso. Va bene, ancora un attacco speciale. Però così. Qua lo sabotiamo e andiamo a aiutare il nostro ariete. Butta Eivor, dai! Dai Eivor! Bravo! Dai, si fa male al zombie king, non dovrebbe aver paura di queste cose Eivor. Vediamo qua ci può servire, un po' di cura, un po' di flash, non fanno mai male. Ah, vedete così. Eccoli qui. Appena adesso da solo all'inizio a quanto pare. Vediamo un po', qua però noi andiamo direttamente a colpire. Adesso possiamo tentare in vantaggio, penso. Aiuto i norreni! Liberarmi di quella palazzata. Servirebbe un'esplosione. Potrei provare con una spingarda. Facciamo così? Non c'è niente, devo prendere una spingarda. Cioè la balestra oppure gigante oppure l'esplosione. E più la balestra che sì, sempre distante, beh, penso che non avremo mai tempo di far esplodere tutto. Sta di là. Perfetto. Nessuno mi vede. Braccia. C'è chi non minaccia, vabbè così. Sono morto il giorno in cui mi sono nascosto dietro questa tonaca e questa croce. Per diffondere la luce del mio ordine, ho umiliato me stesso. Ho scalato i ranghi di questa religione banale, fatta di uomini banali. Avrei dovuto vivere come gli antichi. È la follia dell'umanità, Herfrid. Sguazziamo nei nostri errori, come maiali in un porcino. Potevi trarne beneficio.
Finalmente mi hanno fatto trovare la via che era nascosta. Che mentre c'è un modo per arrivare qua, e c'era tutto bloccato. Ora è aperto, certo, ora è aperto. Ma adesso, e apro tutte le porte. Però mi sono messo un nemico e penso avremo anche un nuovo indizio sulla lira. So solo di lui. La lira gira solo per spesso del mercato. E la lira indossa una veste color oliva con mantello di lino chiaro. Ora vediamo. E il padre. Vabbè, mi c'è anche una lettera del padre che mi ricordo di aver trovato qua. Ma sono entrato. Vediamo se riusciamo a trovarlo di nuovo. O se è scomparsa. Ecco, leggi. Lettera del padre. I metodi e la violenza che usa sono davvero impudenti. Ottenendo il controllo di questa contea con la forza e mettere il popolo contro l'unica istituzione che ci dà speranza. Fermati, non creare più problemi a Lincolnshire, non tirare più l'attenzione su di te e attendi l'ulteriore dei miei ordini. Disubbidisci e morirai. Quindi vediamo come alla fine lui non vuole essere un padre, va detto, ma anche se mette in rabbia il padre, il gran maestro, diciamo. Comunque vediamo come un padre per i figli che anche lui è morto e sto pronto ad andare avanti. Apri qua. Apri tutto. Finalmente posso aprire tutto. Lo sta. Ma sono tutti contenti, contentucci. Bravi. A volte mi manca. Eivor, il vescovo è morto? Ha sofferto poco e parlato troppo. Ora è morto. Non mi mancherà, ma ad Acia servirà a tempo. Lincolnshire è sotto la tua guida. La vera battaglia inizia ora. Il fragore della battaglia risuona ancora in me. Ora so cosa significa essere un capo. Bene. Ti chiederei un favore, se posso. Dimmi. In quanto aldermanno, la mia vita potrebbe essere pericolosa per qualche tempo. Potresti offrire rifugio a Swanborough nel tuo insediamento? Almeno finché non sarò certo che il pericolo sia passato. Saremo lieti di ospitarla. Grazie, mio risoluto e impetuoso Norreno. Le taverne della contea sentiranno la mancanza della tua irruenza. I nostri popoli sono legati ora. Dobbiamo sostenerci a vicenda. Al diavolo! Gli addii non fanno per me. Per ora basterà. Bene, credo sia tempo di tornare da Randvi. Le darò la buona notizia. Bene, anche così sono fatti, direi che potremmo magari fare. Cosa, no. Beh, adesso torniamo da Randvi a fare il rapporto. Ovviamente abbiamo anche varie cose per talenti, ma dobbiamo craffare a fare con lei. E per dire che abbiamo un nodo nel Lincolnshire. Quindi a dopo con un bel viaggio rapido. Guarda. Salute! Il Lincolnshire è nostro amico. Ottima notizia. E chi è il nostro alleato lì? Il giovane Humwald è il nuovo aldermanno del Lincolnshire. E ha stretto alleanza con noi. Quell'urlatore è l'aldermanno? Beh, se mai gli servirà il nostro aiuto, gli basterà gridare.
è molto semplice. Allora, avremo altre 2-3 missioni a fare nella regione. Altre alleanze, in teoria. Vediamo un po' vedere la mappa delle alleanze. Alleanze. Allora, abbiamo il Gromishtar, che però è molto difficile. 20. Questo è ancora più difficile. Questo è ancora so, Jotvik. Missione contro dei... vediamo un po' quant'è. 190. Prima o poi magari è questa. Sì, sì, perché poi c'è questa nella Finlandia. Ma poi partire benedettamente per la Finlandia. Consultiamo. Che sai dirmi della Finlandia? È un luogo reale o solo una diceria? Diceria o meno, c'è qualcuno che può condurti là in nave. Dice di esserci già stata in passato. Se è disposta a rischiare la sua vita con me e intende affrontare il viaggio, le crederò sulla parola. Si chiama Nessa. La troverai al porto quando vorrai salpare. Andrò ora. La vita di Gorm Kjotvesson finirà dove le Valchirie non potranno trovarlo. È un lungo viaggio, Eivor. Sii cauto. Beh, direi che è molto giusto, visto che anche noi siamo, diciamo, a buon livello. Siamo a 140, siamo a 149, 150. Siamo molto vicini ormai a essere, diciamo, a quel livello lì. Qua che c'è? Ah sì, ecco, un'attività che mi interessava. Ok, questo cos'è? Un danno critico. Diventare un po' facile di nuovo, vabbè, una nuova nuova. Altri medaglioni, vedete che vengono nemici uccisi. Questo cos'è? L'acqua di Himir. È rimasto con noi, non mi ricordavo. Moltissime cose da commerciare. Tutto letto, va bene. Tutto visto. Vediamo un po' il nostro momentale, visto che avrebbe essere avuto magari una nuova ferita. Lascia il nostro padre. C'è la migliore, ma io mi porto lasciare il mio padre come è giusto portarcela. Vediamo un po' se si mette qualcuna qui. Niente, non mi dà non disponibile. Io non ne ho. Urca se ne ho. Aspettiamo un altro di questa. Ho due rune. E direi che così ho tutte le rune disponibili. Siamo a 151, momento giusto per andare in Finlandia. Un po' se ci spunta nella mappa la Finlandia. Direi di no. Ed è un atlante, neanche. Vabbè ragazzi, noi andiamo lì e andiamo a uccidere i filicchiotte. Il nostro fratello è scomparso da qui. Va così, eccola ora. Ubba Ragnarsson è qui, dice di avere un conto in sospeso con te. Cosa? Ubba Ragnarsson, sei ben lontano dal fianco del tuo re. Eivor, è così. Un lungo cammino attraverso colline e campi. Per poterti ringraziare. Di cosa? Per aver concesso a mio fratello la sua ricompensa, nonostante tutti i danni arrecati a te e ai tuoi compagni. Non ho saputo tenerlo a bada in questa vita, ma non dubito che il padre di tutti saprà indirizzarlo nella prossima. Tuo fratello era oppresso da un'oscurità che lui stesso non comprendeva. Ma come hai detto, ora è nel posto che gli spetta. È così. E in ringraziamento ti ho portato un dono. Un segno del mio rispetto. Grazie. Fanne buon uso, morso di lupo. Spero di incontrarti ancora. In battaglia, se gli dei vorranno. No, penso questa cosa di difficile, cioè sono. Dandogli giusto riposo, abbiamo avuto un dono. Ho avuto dei talenti nuovi. Così. Ok. Dov'era? Aspetta. L'ho perso di vista. Ah, qui sì. Completiamo questo simbolo. Con furtività. Ok. E possiamo andare a parlare con Nessa al moro. Ah, anello d'argento. Fantastico. Alla fine è giusto, è buono essere giusti con le persone rispettose nella morte. Vediamo anche un po' che ci serve. C'è le bacche per curarmi, se non ricordo male. Dove stanno? Ecco. E siamo al massimo. Bene, possiamo partire. Connessa per la Finlandia, ragazzi. Buona giornata, straniero.
Nessa, vero? Sono Eivor. Randvi dice che sarai la mia guida. È così. Cerchi un passaggio in nave per la terra di San Brandano, non è vero? Randvi l'ha chiamata Vinlandia. È proprio quella. Sarà un viaggio di 3 settimane. Lungo, arduo, molto rischioso. Se sopravvivremo, sarai ricompensata. Eivor, un'altra cosa. Dovrai sembrare uno schiavo al tuo arrivo. Se ti vedessero così, potresti destare sospetti. Gorm è a capo del campo, ed è probabile che saranno in molti a essergli fedeli. Buona idea. Mi preoccupo del nostro prezioso Drengr. Che sia chiaro, Eivor. Primo, la nave è mia. Secondo, seguirai le mie regole. Terzo, se seguirai le mie regole, allora vivrai. È chiaro. Bene, fammi sapere quando sarai pronto e partiremo. Ok, quindi non avremo niente a disposizione, solo così saremo liberi. Che bello, ragazzi, meraviglioso. Lascerò l'equipaggiamento e resterò in incognito. Si va in Vinlandia. Salta su! Partiamo ora! Tre fredde settimane solcando le acque. Oltre monti di ghiaccio e regni di pietra. Terre di saghe. Un lungo viaggio per un solo uomo. Gorm Kjotvesson, figlio del nostro nemico. Cosa sta tramando l'ordine in queste terre oltre il grande mare? L'aria del capo. Devo muovermi con cautela. Siamo stranieri qui. Tu! Mi sembri il più forte di tutti. Qual è il tuo nome? Yora, di Jorvik. Yora? Nome da ronzino? Mio padre non voleva figli. Che luogo è questo? Newhofen, e non esiste mappa che lo riporti. Ci sistemeremo qui? Abbiamo altri piani. Ci sono troppi selvaggi nei boschi. Sono una minaccia. Fai troppe domande, ronzino. Tu devi solo tenere la bocca chiusa e fare come ti dico io. Ora sbrigati, scarica la nave e aspetta che ti dica Hilde! Dove. Hilde! Hilde! Non troviamo Olaf. Per Loki, un'altra volta! Non possiamo inviare i rifornimenti a Gorm senza di lui. No! Trasportate tutte le scorte ai campi più vicini. Ci penseranno gli uomini di Gorm. Li aiuterò. Posso portare io ciò che serve a Gorm. Non è il tuo lavoro, ronzino. Sta qui. Rimani al porto e non ti allargare troppo. Chiedi in giro di Olaf. Qualcuno deve sapere dove è andato a cacciarsi. Se trovo questo Olaf, forse scoprirò dove è Gorm. Allora, ragazzi, direi che stiamo, penso, in Groenlandia, che Vinland, quando non c'è le mappe, e i vichinghi arrivavano lì, in queste terre, quindi è possibile che sia questo il vero nome. Ma comunque, vediamo qui cosa c'è. Non avevo niente, con nome, solo sacco e freccia, il suo vestito, nessun'arma, meravigliosa davvero. Proprio i miraglioni, direi,
dei nemici che non ci servono. Missione, eccola qui, terreno di caccia e codice, della, abbiamo il nome della, della Villandia. Secondo molte fonti storiche, i norreni guidati da Leif Erikson raggiunsero la Villandia intorno all'anno 1000, ma l'Odio antiche è mai informato quindi dove si trova esattamente la Villandia. A ovest della Groenlandia sicuramente, ma le storie che ci trovano anche Eluland e Makland. Probabilmente si trova dove oggi Terra 9 o ancora più a sud, gli studiosi non hanno ancora raggiunto un accordo. Insomma, Terra Nova è le terre delle, non, de, non dei Stati Uniti, sul gioco con il cane, quindi siamo già nel nuovo continente. Loro arrivano i vichinghi dall'anno 1000, ma i nostri cari, carissimi antichi sono nati prima. E siamo noi qui, senza mezza niente, cercando di trovare l'informazione su dove si trovasse Gorm. Prendi una pala dal deposito di Gorm. No, quel deposito è un posto terribile. L'hai visto? Un caos immondo. Se è così, allora riordinalo, furbone. Ha pestato Olaf. L'ha preso a pugni e poi l'ha rinchiuso nel deposito. Sai perché? Perché Olaf l'ha derubato e Gorm l'ha scoperto. Tu non lo faresti mai, vero? No, no. Bene, smetti di lagnarti e torna al lavoro. Il deposito di Gorm. Posso iniziare da qui? Casse distrutte. È stato qualcuno che perdeva sangue. Trovando Olaf, forse potrei arrivare a Gorm. E potrei farmi un alleato. Qualcuno ha forzato la serratura per fuggire. O è stato liberato. È un indizio. Qualcuno è passato di qui in fretta e furia. Forse si tratta di Olaf. Allora, vi ho dato un indizio o un possibilato che potrebbe essere Olaf, un uomo che ha preso in giro Gorm e questo, cioè lo stava derubando e lui si è vendicato alla grande, proprio. Vabbè, diciamo con maniera molto calma. Abbiamo anche un po' di sincronizzazione che di cosa si andrà a fare e poi andiamo a indagare sulla zona e diciamo, a scoprire dove si trova questo Olaf. Cosa vedi, vecchia amica? Questi due si comportano come capi. Tanto vale provare. Salute, amici. Forse voi riuscite a comprendermi? Oia, gagnatera che heronu. Gioknohoda ti gode i gerungue. Nessuno parla il norreno o il sassone? Zazadeguat gi gerungue, yate tzidewayanderi. Yate yungue herize onanzi ni toditni gunra di hantos ne gaa. Giga o zi da'a, wahuna daro ne ki gerungue. Ti gade na ne'e. Lei è Sinin. Il suo nome significa intuito. Yanja dahawe giga, zi nue oia ganyatera keronu i tres. Danu ahinasku. Ahoya dagenha toga ahuna darohage giga. Sì, ci siamo fatti degli amici. Capanne e abiti mai visti, ma sono ancora Midgard. Tu
Le cascate sono luoghi di potere nelle saghe. Giga oia gagnatera Geronu Rodaska. Per 9 giorni rimasi a Pedro. 9 giorni all'albero. Questa è una lingua che conosco, ma sono parole di un folle. Zatundega tiga, rojadatku, zatzetsant doga asqueni, toner era ancia da hawite negaa. E poi getta il mio occhio nella fonte! Sembrano i deliri di un veggente. Sei tu? Olaf sono. Olaf. Chiamato lo sventurato, ma non crederci. E dove... Promettimi che farai presto. Cosa? Non pugnalarmi alle spalle, Drenk. Come Siegfriedo con il drago. Ti prego. Non sono qui per ucciderti. Sono venuto per Gorm. Non vuoi uccidermi? Non oggi. Oh, sta lontano da Gorm, allora. È un essere malvagio, molto malvagio. Perché vuoi incontrare un uomo tanto orribile? È una questione di onore. E Gorm ha un grosso debito con me. Questo è tutto. Oh, bene. Sì, sì. L'onore conta. Olaf ti aiuterà. Olaf ti sarà di grande aiuto. L'onore è ciò che conta, sì. Ciò che conta. Visto segni di lotta al vostro campo. È successo qualcosa tra te e Gorm? Non voglio parlarne. Lui non voleva farmi scambiare cose con il villaggio. Mi ha picchiato e imprigionato. Ma sono scappato, libero! Non più sventurato. Sono vivo, sì, sono vivo. Bene, allora portami da Gorm. Non si può. Lui è via, lontano, negli accampamenti, nei boschi. Tutti sorvegliati. Chissà in quale campo è. Perché? Vuole insediarsi qui? O sta cercando qualcosa? Cerca, sì. Cerca sempre. E non trova mai quel bastardo cattivo. Come trovo questi accampamenti? Ti faccio vedere. Seguimi, seguimi. Olaf, puoi dirmi una cosa? Se Olaf può dire... Olaf dice tutto del suo nuovo grande amico. Perché Gorm ha attraversato il mare per questa terra selvaggia? Mi sembra un rischio inutile. Gorm ha con lui un cristallo che parla. Gli dice dove andare e anche cosa fare. Un cristallo parlante? È la verità. La pietra degli elfi dice di cercare e lui cerca. E quando dice di scavare, lui scava. Che mistero. E che cosa sta cercando? È un mistero che lui non dice. Ma io sono bravo a indovinare. Lui cerca la porta per Jotunheim. Beh, non sono tizio che ci farà aiutare. Gorm mi avrebbe qualcosa che aiuti, forse... Non un cristallo. Guarda, semplice. Guarda, là oltre il fiume. Un campo di Gorm. Sono tutti come quello, tutti uguali. Hai detto che sono ben sorvegliati? Oh, sì. Da guardie forti, guerrieri che attaccano chi non conoscono. Sempre. E sono tutti bene armati. Non come te. Sei armato come uno stalliere. Non serve molto per uccidere un uomo. Ma l'acciaio aiuta. Oh, sì. Non hai torto. Mi servirebbero armi migliori. Olaf ti aiuta. Prendi minerali e pelli e scambiali con armi. Minerali e pelli? Si trovano qui intorno? Sì, sì. Un po' nei boschi e tanto nei campi di Gorm. Dopo puoi scambiare tutto con la gente di qui. Molto facile. Sì, sì. Non comprendo il loro linguaggio. Puoi tradurre per me? Non serve, no. Usiamo i segni. Vai da un mercante e inizia a scambiare. Prendi. Un po' di merce per iniziare. Ti ringrazio molto, Olaf.
E finché non ti dirò altro, non parlare di me con nessuno. Forse potrei fare qualche scambio, ora che sono qui. Beh ragazzi, questo lo so, certo è un tipo strano, ma ci ha dato molte informazioni. Prima di tutto che Gorm è qui con un cristallo strano, come dicevo prima, e forse questo dovrebbe essere magari un futuro Eden, magari una mela, chi lo sa. E qui nel campionato che era la Terra Nova, mi ricordo che anche altri templari vennero qui a cercare qualcosa, una strana porta. E la porta io ottengo dovrebbe essere la porta che poi apriamo con Connor, cioè con Desmond in realtà, chi lo sa. Comunque, siamo qui in questo nuovo continente, cerchiamo di trovare il nostro nemico, però dobbiamo anche armarci bene, come diceva Lofe, ok, sappiamo uccidere, però, insomma, uccidere tanti uomini solo con un lazzo o altro, penso sia inutile. Ma per oggi concludiamo qui, quindi, invito a lasciare un like, a commentare e dire la vostra. In caso avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina se c'è notifiche dei video che usciranno. E vi ricordo anche se mi su Twitch, lo fai live, e su vari social come Twitter, Instagram, Facebook, così per stare più sul mio lavoro. E tutto questo ragazzi, al prossimo episodio, dal prossimo Terry, basta e chiudo.